Questa è la prima volta che portiamo una tavoletta grafica su questo canale, che io ricordi quantomeno. Abbastanza incredibile che poi tavoletta grafica mi sembra quasi riduttivo, perché tecnicamente questa Wacom Cintiq Pro 16 è un display interattivo e l'interazione è possibile sia grazie alla penna di Wacom, che è la Pro Pen 2, sia con le care vecchie dita. Ne parliamo nel dettaglio dopo la sigla. Le tavolette grafiche si sono evolute un sacco nel corso del tempo. All'inizio infatti avevamo solo quelle senza display, che in realtà esistono ancora, non è che sono morte. Ad esempio Wacom produce la serie Intuos da un sacco di tempo. Ora però abbiamo anche i display interattivi come questa Wacom Cintiq Pro 16 e per i più esigenti ci sono persino delle workstation vere e proprie, cioè delle tavolette grafiche che in realtà sono dei computer e quindi sono completamente autonomi. Ecco, l'autonomia è una cosa che manca a questa Cintiq Pro 16, nel senso che non ha una sua batteria interna e non funziona lontano da un PC. Sul profilo posteriore infatti trovate tre ingressi e ne dovrete usare almeno due. Perché almeno? Perché abbiamo l'alimentazione e sì, la porta è proprietaria, quindi vi serve necessariamente il caricabatterie ufficiale. Poi abbiamo il connettore USB-C per collegarlo al PC e l'HDMI, che non è obbligatorio. In che senso non è obbligatorio? Che volendo potete usare il cavo USB-C, che è incluso nella confezione, che si occupa di fare tutto, quindi sia di duplicare o di estendere lo schermo, sia di trasmettere tutti gli input, come possono essere quelli della penna o quelli touch. Per fare questo però il vostro PC deve avere un ingresso USB-C che supporti la DisplayPort Alternate Mode. Se non l'avete dovrete usare sia il cavo USB-C/USB-A per il trasferimento degli input, sia l'HDMI per l'espansione e la duplicazione dello schermo. Una volta collegati dovrete scaricare il software ufficiale dal sito web di Wacom, seguite le indicazioni, riavviate il PC o il Mac e a quel punto sarete pronti a sfruttare la vostra tavoletta. Prima però di raccontarvi come funziona vorrei spendere due parole sul design, probabilmente saranno un po' più di due. Sulla parte frontale abbiamo un display da 16 pollici con risoluzione 4K. È rivestito con un trattamento speciale che serve a creare dell'attrito e quindi a simulare la sensazione di disegnare sulla carta. Lo schermo poi ha un rivestimento opaco che riduce i riflessi ed è stato progettato per evitare la parallasse, il che significa che il cursore è esattamente dove vi aspettate di vederlo. Le cornici sono piuttosto ingombranti e lo spessore non è uniforme, nel senso che la tavoletta è più spessa nella parte alta e più sottile nella parte bassa. Questo le permette di avere già una sua naturale, seppur lieve, inclinazione. Inclinazione che potete aumentare usando i piedini che trovate sul retro e che la tengono sollevata, inclinata di circa 20 gradi. Ecco, non potete regolare l'inclinazione, o 20 gradi o la tenete appoggiata. Esiste un'alternativa che è l'acquisto del supporto VESA di Wacom, che costa 79,90 soldi. Sempre sul retro troviamo 8 tasti fisici Express Key. Come si comportano? Devo dire che sono un po' combattuta, perché da un lato hanno un bel feeling, cioè sono comodi e potete personalizzarli per adattarli un po' alle vostre esigenze. Ad esempio potete usarli per passare al volo dalla tavoletta allo schermo del PC o per richiamare il software di Wacom. Dall'altro lato però continuo a toccarli involontariamente quando sollevo e sposto la tavoletta. E onestamente non so dirvi se sono io che la sollevo nel modo sbagliato o se invece sarebbe stato più adeguato un posizionamento diverso, magari un po' più in basso o un po' più all'interno, non lo so, qualcosa di diverso. A proposito di tasti, ne abbiamo altri due sul bordo posteriore. A destra c'è quello di accensione e spegnimento. A sinistra invece troviamo uno switch che vi permette di abilitare o disabilitare il multitouch. Come vi dicevo all'inizio, infatti potete interagire con la Wacom Cintiq Pro 16 sia con la penna, la Pro Pen 2, sia con il touch. Non sempre
però la tavoletta riesce a distinguere perfettamente il tocco della penna da quello delle dita. Quindi capita che stiate usando la ProPen 2 e accidentalmente selezionate degli altri colori, degli altri strumenti, delle altre opzioni con la mano. Cosa fare in questo caso? Potete disabilitare il touch con l'apposito switch. Secondo me non è la soluzione più comoda del mondo, perché lo switch è un po' meno immediato di un tasto e se disegnate questo passaggio da touch non touch lo fate spesso, perlomeno io lo faccio spesso perché uso le dita per zoomare sull'area che mi interessa o per posizionare meglio il foglio, poi disabilito il touch e infine inizio a disegnare. È vero che Wacom vende un apposito guanto che inibisce il tocco involontario in questa zona, ma significa affrontare un'altra spesa e non è detto che siate disposti a farla, che poi la spesa è di 10 euro, non sono tantissimi, proprio perché sono 10 euro magari sarebbe stato carino avere il guanto già nella confezione. Ad accompagnare la tavoletta abbiamo la penna con il suo stand e le punte di ricambio. La penna ha una gomma, cioè ha un tasto sul retro che funge da gomma e poi avete due pulsanti che potete personalizzare. Io ho scelto di associarli al click destro del mouse e alla funzione annulla, così posso eliminare al volo l'ultima cosa che ho fatto. Siete però liberi di associarli alle funzioni che più usate o quelle che preferite. Ok, direi che possiamo venire all'uso quotidiano. Come si comporta la tavoletta nella pratica? Nel complesso, molto bene. 16 pollici non sono tantissimi. Sembrano tanti, ma non sono tantissimi. Nel senso che non sono abbastanza da permettervi di sostituire il vostro monitor principale con la tavoletta e quindi usare solo quella. Dovete quindi affiancare il monitor e la tavoletta e questo richiede un po' di spazio sulla scrivania o sul vostro tavolo di lavoro. Detto questo, la sensazione durante l'utilizzo secondo me è piacevolissima. Non ci sono dei riflessi, non c'è del lag e la penna che ha 8000 livelli di pressione riesce davvero ad accompagnarvi agevolmente in qualsiasi situazione lei vi sta assolutamente dietro. Peraltro è molto leggera, quindi potete usarla anche per lunghi periodi di tempo senza affaticare la mano. Lo schermo è ottimo, con una copertura dello spazio colore Adobe RGB del 98%. Quindi avete una riproduzione realistica delle varie tonalità, cosa che torna utile se ad esempio volete disegnare, se volete fare della color correction, se volete usare la tavoletta per fare del fotoritocco. Ok, direi che vi ho raccontato tutto su questa Wacom Cintiq Pro 16. Manca il prezzo che, ahimè, non è proprio super contenuto, forse ve lo aspetterete. Parliamo di 1499,98 euro. Non sono pochi, lo so, ma è anche vero che non è una tavoletta che scegliete se avete semplicemente la passione per il disegno, per quello vi prendete una Intuos. È una tavoletta che comprate se siete dei professionisti con delle esigenze molto specifiche. Con quella cifra infatti vi portate a casa un prodotto con una qualità costruttiva assolutamente elevata. Un ottimo display che vi ricordo essere in 4K, 8 tasti rapidi e una delle migliori penne del mercato. Qualcuno di voi penserà, già vi sento, vi leggo nei commenti, vabbè ma mi compro un tablet. E non è sbagliato, però non è la stessa cosa. Anche qui dipende dalle vostre esigenze. La tavoletta vi permette di interagire e di usare programmi che magari non esistono su un tablet. Sto ad esempio pensando ai programmi della suite Adobe. È vero che sugli store trovate delle app analoghe, ma non sono esattamente uguali. Se invece pensate che, non lo so, Illustrator Draw o Procreate siano più che sufficienti e che non abbiate bisogno del vostro PC o del vostro Mac per disegnare, per lavorare, allora sicuramente ha senso risparmiare qualcosina e andare su un tablet. A questo punto possiamo concludere. Se avete dubbi, domande, perplessità, quesiti sulla vita, l'amore, l'universo e tutto il resto, lasciate un commento, come sempre sarò felice di rispondervi e ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella e seguirmi sull'Instagram, che sono tutte cose importantissime. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!